La giunta municipale di Ribera, guidata da Matteo Ruvolo, ha approvato la delibera che permette ai lavoratori ASU, già a partire da questo mese, di ottenere l'integrazione oraria, passando da 20 a 36 ore settimanali. Si è dato seguito alla nota dell'assessorato regionale delle politiche sociali e del lavoro, dopo l'approvazione dell'apposito emendamento che era stato presentato dal capogruppo dell'ADC all'ARS Carmelo Pace. A Ribera sono 40 gli ASU che beneficeranno dell'integrazione oraria. È una cosa che si saluta con grande piacere sia come amministrazione comunale, ma soprattutto pensando ai lavoratori ASU che da più di 25 anni si trovano in questa situazione. È stata un'attenzione che il governo regionale ha rivolto, ringrazio i deputati che hanno presentato l'emendamento, l'onorevole Carmelo Pace, il deputato locale, insieme ad altri che poi hanno sottoscritto e votato questo emendamento. È un momento sicuramente che dà un giusto riconoscimento e una dignità a questi lavoratori che spesso negli enti locali diventano fondamentali per poter portare avanti le pratiche giornaliere nei vari uffici. Il fatto che siano stati riconosciuti alle 36 ore l'integrazione oraria permette di avere questi soggetti a disposizione dei vari uffici così da poter accelerare l'iter delle varie pratiche nei vari settori in cui si trovano ad operare. E soprattutto è un punto di partenza per arrivare poi al risultato finale, che è quello a cui bisogna tendere, a cui deve tendere la regione siciliana e anche gli enti locali, cioè alla completa stabilizzazione di questi soggetti. Il prossimo obiettivo adesso è la loro stabilizzazione. Per alcuni dei 40 ASU di Ribera potrebbe arrivare in tempi relativamente brevi. Noi ci stiamo muovendo in questa direzione, ho preso già contatti con l'assessorato al lavoro e c'è un incontro che ho programmato con alcuni degli ASU del comune di Ribera insieme ai rappresentanti sindacali, perché ci potrebbe essere già per alcuni di loro, perché fanno riferimento a una legge nazionale che riguardava il fondo nazionale, sono lavoratori che provengono da diversi bacini del precariato, ci potrebbe essere la possibilità di stabilizzarli in tempi brevi. Questo è l'impegno che il sindaco Rugo, l'amministrazione comunale, mette insieme chiaramente alla volontà politica dei rappresentanti regionali, che sono stati sensibili e immediatamente hanno dato ascolto a queste richieste.